La Repubblica delle Biciclette! Presentaci! Vai! Mi trovo oggi a fare delle domande a colei che fa domande. Ma sono domande personali o sono domande professionali? In ogni caso è difficile. Devo rispondere onestamente o devo rispondere... Guarda qui la maglia rosa, com'è bella! Con chitarra in mano lui ha cantato, ha vinto Sciandra, insomma, quindi chissà. E noi vogliamo provare con questo gioco a raccontarvi l'Italia mentre la stiamo vivendo adesso, sapendo che però... Che la gente debba abituarsi a tenere pulito l'ambiente. Potremmo andare tutti nello stesso girone, sai, se Dante ci fosse adesso farebbe un girone dei zozzoni. Viene più facile essere pessimisti, ma non possiamo darci per vinti, dai. Speriamo che l'occasione che c'è adesso, dopo questa crisi, possa essere buona. Sì, dai, tranquilli, ancora lunga la situazione. La guarderanno i nostri nipoti e diranno, mamma mia, tu avrai dei ricordi. C'era la sabbia e c'era una vecchia barca che è rimasto soltanto lo scheletro, quindi per noi era il più bello una parte del mondo. Una vecchia bici da donna che aveva sempre le ruote quadrate, perché io scendevo dagli scalini della chiesa, erano 14 scalini. Perché ricordatevi che tutto questo rimane un gioco, rimane passione. Siete pronti? La Repubblica delle Biciclette! Chi vince il Giro d'Italia? Perfetto, grazie!